I bronzi di Riace sono sbarcati a Roma alla Camera dei Deputati per la presentazione delle iniziative nazionali e internazionali per il cinquantenario alla presenza dei due ministri della Repubblica, si tratta di Dario Franceschini e della ministra per il Sud Mara Carfagna. Per l'occasione erano giunti nella capitale i sindaci facenti funzioni del comune di Reggio Calabria e della città metropolitana rispettivamente Paolo Brunetti e Carmelo Versace, che per l'occasione hanno così deciso di sotterrare l'ascia di guerra, agguantata in occasione dell'esclusione dell'ente di Palazzo Alvaro dalla locandina celebrativa dell'evento romano e che li aveva portato ad annunciare la diserzione di massa all'appuntamento capitolino, e dunque presenzieranno alla cerimonia nella capitale mettendo fine a una querela divenuta un tormentone e culminata nelle ultime ore in una pubblica chiamata da parte del governatore Occhiuto, che ha invitato i due facenti funzioni a superare le incomprensioni e a presentarsi uniti all'appuntamento cruciale per il nostro territorio. Ovviamente i bronzi sono una parte di quello che c'è a Reggio Calabria, una parte di quello che c'è al museo. Nell'anno del cinquantesimo questo ci deve servire da un veicolo che ci dia la possibilità di far conoscere tutto quell'altro di bello che c'è nella nostra città e nella nostra regione. Scenari incantevoli, immaginatevi che Reggio Calabria è una di quelle città in cui sciando guardi il mare. Dall'Aspromonte sciando vedi lo stretto di Messina, ci sono itinerari turistici, culturali, di importanza e di rilevanza nazionale. Ecco, oggi è l'occasione giusta, dopo 50 anni, per mezzo dei nostri bronzi, di far conoscere tutte queste altre bellezze che la nostra città ha nascoste. Da qualche settimana a questa parte noi abbiamo votato in Consiglio metropolitano insieme al Comune di Riace e al Consiglio comunale di Reggio Calabria la possibilità appunto che i nostri bronzi diventano patrimonio dell'UNESCO. I bronzi non sono del Comune di Reggio Calabria, della città metropolitana o della Calabria, sono appunto patrimonio dell'umanità, e quindi ci aspettiamo che vadano in un certo senso anche valorizzati da chi probabilmente in questo momento sta pensando, perché non è soltanto il momento o l'anno del cinquantesimo in cui noi dobbiamo pensare appunto alla valorizzazione delle nostre due importanti statue, ma in un processo, diciamo, di trasformazione del nostro territorio che possa incidere in maniera profonda, ecco, in un cambiamento serio, e questo noi auspichiamo che ci possa essere l'attenzione giusta da parte del governo. A Roma questa mattina sono state presentate davanti alle istituzioni, autorità ed esperti e giornalisti e telecamere di tutta Italia le iniziative legate alle celebrazioni dell'anniversario dei bronzi dal 1972 al 2022, anniversario del ritrovamento. Vetrina d'eccezione è quella della Camera dei Deputati, uno dei luoghi simbolo d'Italia. L'evento si è svolto nella nuova aula dei gruppi parlamentari. Celebrazioni che sono arricchite del patrocinio importante d'eccezione, quello della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Lo stesso presidente Massimo Fedriga ha infatti inteso concedere il patrocinio a nome di tutte le regioni italiane a supporto di una Calabria che vuole mettere in risalto tutto il suo splendore artistico, storico e culturale. Sì, io dicevo che i bronzi di Riace sono un attrattore culturale straordinario, non solo per la Calabria ma per il paese. Sono contento perché il ministro Franceschini, concludendo i lavori, ha detto che i bronzi diventeranno appunto un simbolo dell'Italia. I turisti stranieri che vengono in Italia dovranno sapere che oltre che vedere Venezia, Firenze, Roma, dovranno vedere anche Reggio Calabria, la Calabria, perché lì ci stanno i bronzi di Riace. Quindi sono particolarmente contento del fatto che questa iniziativa sia stata alla fine non solo un'iniziativa celebrativa, ma è stata l'occasione per un'assunzione di responsabilità, di impegno da parte del governo nazionale attraverso Franceschini. Noi ci crediamo nel fatto che la Calabria, con i suoi giacimenti culturali e soprattutto con i bronzi, possa essere un'opportunità per il paese, possa far conoscere al paese le ricchezze che l'Italia ha e che in parte consistente e importante sono conservate e custodite anche in Calabria.
bronzi di Riace che rappresentano il simbolo dell'identità della Calabria, dell'Europa e quindi della Magna Grecia. È un anniversario importante perché andiamo a celebrare il cinquantenario del loro ritrovamento nelle acque prospicienti di Riace, per cui tantissimi sono gli eventi correlati a questo anniversario e tanta è la visibilità che noi vogliamo avere in Italia e nel mondo. Una Calabria che sta percorrendo da protagonista questo anniversario, lanciando delle iniziative che vanno ad essere raccontate attraverso una programmazione digitale, perché vogliamo narrare una Calabria contemporanea, moderna, sostenibile, una Calabria 2.0 che riesca a raggiungere i giovani, che riesca a parlare al mondo, perché vogliamo appunto richiamare il grande pubblico, perché conoscere la Calabria significa amarla. Provo a dare una risposta chiara. Le ricerche sono ancora in corso e non termineranno forse mai, perché la vera ricerca è quella di rispondere a domande e aprire nuovi interrogativi. E innanzitutto direi, le statue chi sono? Una domanda legittima, ma non abbiamo gli elementi, ci dobbiamo accontentare di capolavori senza nomi di artisti. E poi come sono state realizzate e dove? Anche qui c'è un dibattito, gli scienziati discutono e dagli errori si impara moltissimo, dunque è possibile avanzare nomi prestigiosi oppure pensare a scultori dell'antichità, famosi all'epoca e ormai ignorati, ma questo ci arricchisce, non dobbiamo pensare che l'assenza di informazioni ci manchi qualcosa, ci tolga qualcosa. Possiamo valorizzarli in ogni caso, perché non c'è ricerca che non preveda la valorizzazione finale e la valorizzazione deve accompagnarsi alla ricerca. Chi sono quelli impegnati? Gli archeologi subacquei, senz'altro, a Riace, e lì c'è ancora molto da fare probabilmente. E poi gli storici dell'arte, perché la scoperta di questi due originali ha sconvolto un po' le nostre conoscenze nate sui libri di scuola o universitari. Ma ancora direi le geoscienze, tutto quello che è archeometria, tutto quello che è archeologia digitale. Quindi è un mondo da scoprire, i bronzi di Riace ci aiutano in questo, quindi sono molto contemporanei.